Buongiorno, mi chiamo Massimo De Cubellis, lavoro come ricercatore nella direzione meteorologica dell'Istituto Nazionale di Statistica. Il lavoro che presenterò oggi riguarda il tema della input privacy e in particolare un'esperienza che abbiamo maturato all'interno di un progetto UNICE sul tema proprio della input privacy preserving insieme ai colleghi Mauro Bruno, Fabrizio De Fausti e Monica Scannapieri. Trattiamo quindi il tema della input privacy. Come sappiamo, gli istituti nazionali di statistica storicamente si sono occupati di privacy sempre soltanto lato output, con l'obiettivo di ridurre i rischi di violazione della privacy nella fase di diffusione dei propri risultati statistici. Più di recente, con l'avvento delle nuove fonti di dati, quindi dei big data, e il loro sfruttamento da parte degli istituti nazionali di statistica, si sono creati nuovi scenari di produzione in cui gli istituti nazionali di statistica hanno l'esigenza di accedere a dei dati posseduti da soggetti pubblici e privati, nonché possono nascere anche delle collaborazioni big data tra diversi istituti nazionali di statistica. Questi nuovi bisogni hanno portato gli istituti nazionali di statistica a prendere in considerazione il tema proprio della e-privacy. Come potete vedere da questa figura che rappresenta un'astrazione semplificata di un moderno processo di produzione, la computing parties, cioè i soggetti che si occupano di effettuare analisi statistica, interagiscono quindi sia con soggetti di input che con soggetti di output e hanno il compito di garantire la privacy dei rispondenti sia lato input che lato output. Le principali tecniche di privacy preserving, sia sul fronte dell'input che sul fronte dell'output, sono rappresentate dalla figura che vedete rappresentata in questa slide. Sul fronte output, la principale tecnica utilizzata è la differential privacy. Nella presentazione di oggi, però, ci vogliamo concentrare principalmente sulle tecniche di input privacy. Queste tecniche sono basate sulla trasformazione dei dati al fine di garantire la privacy relativa alle sorgenti di dati utilizzate nella fase di elaborazione. Ogni tecnica adotterà un algoritmo o una tecnica differente proprio per la trasformazione di questi dati affinché la privacy sia garantita. Le principali tecniche di input privacy sono la SQL Multiparty Computation, l'Homomorphic Encryption, il Federated Learning e il Trusted Execution Environment. In questa presentazione ci concentreremo sulla tecnica Federated Learning, spiegando un caso d'uso che è nato proprio nell'ambito del progetto UNICE e che vi vado a illustrare nelle prossime due slide. Il Federated Learning è una tecnica di input privacy, come abbiamo detto, che esegue un addestramento machine learning in modalità privata. Esso è applicato per addestrare un modello predittivo, su dei dati che non possono essere condivisi. Quindi la logica del Federated Learning è quella di portare, l'algoritmo laddove si trovano i dati e non i dati dove si trova l'algoritmo. In questo modo viene garantita proprio la privacy dei dati di input utilizzati nell'addestramento. Nel caso d'uso sviluppato all'interno del progetto UNICE di cui vi accennavo all'inizio, abbiamo simulato un ambiente runtime con diversi istituti nazionali di statistica che raccolgono dati da sensore, in particolare dati da accelerometro, con lo scopo di eseguire un addestramento machine learning di modalità privacy preserving per classificare l'attività umana. Per implementare questo caso di studio abbiamo utilizzato un framework Federated Learning chiamato Flower. Come potete vedere dall'immagine riportata in questa slide, questo addestramento prevede varie fasi. Nella prima fase, gli istituti nazionali di statistica installano il modello machine learning nei loro data centers. In una seconda fase, i singoli istituti nazionali di statistica eseguono una prima iterazione sul modello utilizzando i propri dati, quindi senza condivisione di dati tra loro, ma in maniera indipendente, ed inviano il risultato di questa prima fase di addestramento al server. Il server a questo punto effettua un'aggregazione dei parametri ottenuti dai singoli client e rielabora un nuovo modello che viene inviato nuovamente ai client. Questo processo è iterativo in modo tale da raggiungere dei livelli di accuratezza migliori. Alla fine dell'addestramento sotterrà un unico modello centralizzato a livello server che è stato prodotto utilizzando i dati di tutti i client che hanno partecipato all'addestramento Federated Learning, modello centralizzato che potrà essere utilizzato dai singoli istituti nazionali di statistica.
Alla fine del nostro caso di studio abbiamo messo a confronto i risultati che si ottengono addestrando un modello machine learning predittivo utilizzando soltanto i dati di Istat con quello ottenuto invece addestrando un modello machine learning con i dati di quattro istituti nazionali di statistica, nello specifico Istat, ONS UK, CBS Netherlands e Statistics Canada. Ovviamente in questa seconda ipotesi abbiamo utilizzato proprio l'approccio Federated Learning mostrato nella slide precedente. Come potete vedere dall'immagine sottostante, l'addestramento attraverso la tecnica Federated Learning, che ha permesso di garantire la privacy dei dati di input, ma al tempo stesso di utilizzare tutti e quattro i dataset dei diversi istituti nazionali di statistica, ha portato a dei valori di accuratezza mo molto più soddisfacenti rispetto al primo caso, ovvero il modello addestrato con soltanto i dati di Istat. Questo approccio si è quindi dimostrato essere molto promettente e abbiamo quindi intenzione di utilizzarlo, di applicare questo tipo di tecniche anche all'interno del nostro istituto nell'ambito della statistica ufficiale. Grazie mille per l'attenzione.